ai religiosi e alle religiose dell'amore misericordioso. Dall'Italia sono presenti i gruppi di fedeli. Del Buongiorno a tutti da Giancarlo Lavella, un saluto soprattutto ai nostri ascoltatori. Edizione brevissima di Radio Vaticana con voi, solo pochi secondi perché il Papa ha già iniziato la sua attività che precederà poi l'udienza generale delle nove e un quarto, ma è già impegnato in un'altra udienza. Dunque il microfono subito a Orazio Coclite per la cronaca e i commenti. Grazie Giancarlo, allora amici siete collegati in diretta con la Basilica Vaticana dove tra poco Papa Francesco... Incontrerà gli studenti dell'Istituto Zolla di Milano. Subito dopo raggiungerà, come anticipato dal collega, raggiungerà l'Aula Paolo VI per incontrare i tanti pellegrini convenuti a Roma per l'udienza generale. Un um, cordiale saluto, l'augurio di una felicissima giornata dal sottoscritto, da Orazio Coclite che vi parla, da Giuseppe Mauriello alla Consol per la Parte Tecnica e da Damiano Caprio in regia. Quella. È la seconda udienza generale per il mese di marzo. Il Papa dedicherà la sua catechesi ancora una volta alla vecchiaia. Il tema specifico di oggi è l'anzianità come risorsa per la giovinezza spensierata. E in questo momento il Papa sta salutando. E gli alunni e gli insegnanti responsabili anche dell'Istituto Zolla di Milano. Eh, incontrare i giovani per Papa Francesco è un incontro molto bello, è sempre un momento dei dei momenti più belli di, 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 del pontefice sentire le loro voci vedere il loro entusiasmo ma soprattutto leggere sui volti l'attesa della parola che esprime amore che illumini il senso della vita e che traccia un cammino sicuro da percorrere è motivo per papa francesco motivo di speranza di conforto e il pontefice conosce le loro preoccupazioni, preoccupazioni per il presente, le inquietudini per il futuro, conosce i loro problemi che sono, eh, che sono tantissime e da lungo tempo irrisolti. C'è cioè nel fondo di ogni condizione umana, e eh, di, eh, di ogni problema una persistente domanda, la più esistenziale delle domande che attiene alla vita stessa dell'uomo, che senso ha la vita che viviamo. Vale la pena impegnarsi per questa vita? È possibile, possibile sperare. La risposta a queste domande eh, la troviamo in quell'annuncio, in quella buona notizia che oltre duemila anni fa, Paolo di Tarso, eh, anche se con le catene ai piedi, portò ai nostri avi approdando in Calabria. La risposta antica e sempre nuova ai dubbi e all'angoscia dell'uomo di oggi è una sola. Gesù, il Redentore dell'uomo e del mondo, il risorto, il Figlio di Dio e il nostro fratello in umanità, è Lui che ha svelato il mistero di Dio, è Lui che ha rischiarato il mistero dell'uomo facendoci conoscere la nostra origine, la dignità, il valore, il senso della vita umana, il destino eterno. Di amore e di salvezza a cui tutti noi siamo chiamati. E il Papa prosegue la carrellata di saluti. Tra poco eh, raggiungerà la sede dove con il segno della croce darà inizio a questa prima parte dell'udienza eh, del mercoledì, incontrando, ripeto, i giovani dell'Istituto, non soltanto i giovani, ma anche gli insegnanti, i responsabili dell'Istituto Zolla eh, di Milano. La scuola cooperativa Zolla, eh, brevemente ve la presento, è stata fondata nel 1971 a Milano, pensate, da otto giovani famiglie educate nell'esperienza di comunione e liberazione. Vengono eh, creati eh, subito due asili. Per queste otto famiglie, asili per i loro figli, una in via Duccio da Boninsegna e l'altra uh, presso, la presso la parrocchia di Santa Maria al Paradiso. Eh, L'anno successivo, quindi nel 1972, eh, le famiglie uniscono le forze e inizia così un'avventura comune sotto il nome La Zolla e questo in via Bellotto a Milano e la decisione di creare una scuola fu l'esito di una storia di educazione che tali famiglie avevano vissuto in prima persona partecipando alla vita della, della Chiesa. Come forma giuridica di gestione fu scelta la forma cooperativa ritenuta la più idonea nel rispondere ha due esigenze fondamentali. Da una parte favorire un coinvolgimento e una corresponsabilità di tutti i membri della comunità educante, da, eh, dai genitori agli insegnanti alle direzioni. Dall'altra ehm, sottolineare, sottolineare il carattere sociale e senza fini di lucro della scuola. La Zolla rappresenta una possibile eh, attuazione di quanto stabilito nell'articolo 30 della Costituzione. Dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Come soggetto attivo nella società, la famiglia esprime così una sua dimensione pubblica e assume la propria responsabilità educativa con consapevolezza culturale e compito propositivo. Verso la società civile. Questa responsabilità educativa della famiglia ehm, si colloca proprio nel solco della grande tradizione della Chiesa cattolica italiana. La scuola da Zolla è gestita, va detto, è gestita interamente da laici e fa parte dal, della Federazione Opere Educative. E vediamo che in questo momento Papa Francesco, dopo aver salutato i presenti sta raggiungendo la sede tra poco darà inizio a questa prima parte dell'udienza eh, generale. Brevemente vi dico che i, i presenti qui in basilica eh, hanno voluto incontrare Papa Francesco per festeggiare i loro 50 anni di vita. Ecco che questo applauso saluta il pontefice che ha raggiunto la sede allora io mi fermo qui, non mi resta che augurarvi un buon ascolto, ci sentiamo subito dopo. Adesso viene la... La parte più noiosa è il discorso, ma sarà breve. Cari studenti dell'Istituto Lazzolla, sono contento di accogliervi, e rivolgo un cordiale saluto a voi, ai vostri genitori, ai vostri insegnanti, ai vostri nonni, sono tanti nonni qui, è molto importante per voi, giovani e bambini parlare con i nonni, molto importante, parlare con i nonni, è importante. La vostra scuola di ispirazione cristiana è una realtà preziosa per il territorio milanese e offre un apprezzato servizio educativo in collaborazione con le famiglie. È importante costruire una comunità educante in cui insieme ai docenti i genitori possano essere protagonisti della crescita culturale dei loro figli e questo è il patto educativo, no? il dialogo fra genitori e insegnanti si, si dialoga sempre per il bene dei, dei giovani dei bambini. Questo patto educativo che si è rotto tante volte dobbiamo sempre curarlo. Il dialogo e anche il lavoro insieme, come fate voi, genitori e insegnanti. È importante costruire una comunità educante, questo è molto importante. E a voi ragazzi e ragazze vorrei lasciare due parole che mi vengono dal cuore, condivisione e accoglienza. Due parole, l'avete sentito? Stanno dormendo tutti. Condivisione e accoglienza, diciamola insieme. Solo i ragazzi e le ragazze, i grandi no. D ditela, condivisione e accoglienza, tutti. Ecco, imparate bene quello. Condivisione, non stancatevi di maturare insieme alle persone che vivono accanto. I compagni di scuola, i genitori, i nonni, gli educatori, gli amici. C'è bisogno di fare squadra. C'è bisogno di fare squadra, di crescere non solo nelle conoscenze, ma anche nel tessere legami per costruire una società più solidale e fraterna. Perché la pace di cui abbiamo tanto bisogno si costruisce artigianalmente attraverso la condivisione. Eh, non ci sono macchine per costruire la pace, no, la pace sempre si fa artigianalmente: e la pace nella famiglia, la pace nella società, nella scuola e come artigianalmente col mio lavoro, con la mia condivisione. La seconda parola è accoglienza: il mondo d'oggi mette tante barriere tra le persone. Il risultato delle barriere sono l'esclusione, lo scarto. Questo è pericoloso se scartano. Anche in scuola ascoltate bene questo ragazzi, e ragazzi. A scuola a volte c'è qualche compagno o compagna che è un po' strano, un po' ridicolo o che non ci piace, mai scartarlo. Nemmeno fare bullying, no, per favore. Non i bullying, niente uguali è un po' antipatico poveretto ma mi avvicino con simpatia sempre fare dei ponti non scartare nessuno per favore non scartare perché con lo scarto si incominciano le guerre sempre scartando il risultato delle barriere sono le esclusioni lo scarto ci sono barriere tra stati, tra gruppi sociali, ma anche tra le persone. E spesso pure il telefono che continuate a guardare diventa una frontiera che vi isola in un mondo che avete portato di mano. Quanto bello invece guardare negli occhi le persone, ascoltarne la storia, accogliere l'identità, generare attraverso l'amicizia ponti con fratelli e sorelle di tradizioni, etnie e religioni diverse. Solo facendo così costruiremo, con l'aiuto di Dio, un futuro di pace. Mi è piaciuto il motto vostro stupiti, è bello, eh? sempre meravigliate, vedete la bellezza, stupiti e grati, ma state attenti. Eh? Perché c'è il pericolo di diventare stupidi. No, no, stupiti, non stupidi. Capito? Grazie di questo incontro. Grazie della vostra testimonianza. Prego per voi. E voi, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. E adesso vi chiedo di, di pensare, fare un pensiero. Tutti... Guardiamo al cuore e pensiamo a tante bambini e bambine, ragazzi e ragazze che sono in guerra, che oggi in Ucraina stanno soffrendo. Sono come noi, come voi, 6, 7, 10, 14 anni e voi avete davanti un futuro una sicurezza sociale, di crescere in una società in pace. Invece questi piccoli, anche piccolini, devono fuggire dalle bombe. Stanno soffrendo tanti con quel freddo che fa lì. Pensiamo, ognuno di noi pensa a questi bambini, a queste bambine, a questi ragazzi, a questi ragazzi. Oggi stanno soffrendo, oggi, a 3.000 km da qui. Preghiamo il Signore. Io farò la preghiera e voi, col cuore e con la mente, pregate con me. Signore Gesù, ti chiedo per i bambini, le bambine. I ragazzi, le ragazze che stanno vivendo sotto le bombe, che vedono questa guerra terribile, che non hanno da mangiare, che devono fuggire, lasciando casa tutto. Signore Gesù, guarda questi bambini, questi ragazzi, guardali, proteggeli, sono le vittime della superbia di de noi, gli adulti. Signore Gesù, benedice questi bambini e proteggeli. Insieme preghiamo la Madonna perché li protegga. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. E così in silenzio, come stiamo noi? Riceviamo la benedizione del Signore, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E grazie di questo incontro, grazie, grazie. E non dimenticatevi, eh? Non dimenticate. Stupiti e grati, tutti insieme. Stupiti e grati. Non sento? Un po' più Con questo applauso i presenti qui nella Basilica Vaticana salutano e ringraziano Papa Francesco per questo incontro. Bellissimo il discorso che Papa Francesco ha rivolto agli studenti dell'Istituto Zolla di Milano. Eh, dopo averli salutati, ricordato che la loro scuola di ispirazione cristiana è una realtà preziosa per il territorio milanese e offre un apprezzato servizio educativo in collaborazione con le famiglie. È importante, ha detto, costruire una comunità educante in cui, insieme ai docenti, i genitori possono essere protagonisti della crescita culturale dei loro figli. E poi ha lasciato due parole a questi giovani ha lasciato due parole che sono condivisione e accoglienza condivisione è non stancarsi di maturare insieme alle persone che ci vivono accanto che possono essere compagni di scuola i genitori, gli educatori, gli amici c'è bisogno, ha detto, di fare squadra di crescere non solo nelle conoscenze ma anche nel tessere legami per costruire una società più solidale e più fraterna la seconda parola lasciata a questi ragazzi è accoglienza. Il mondo di oggi mette tante barriere tra le persone. E il risultato delle barriere sono eh, le esclusioni, lo scarto, ci sono barriere tra stati, tra gruppi sociali, ma anche tra le persone. Spesso pure il telefono che continuiamo ahimè a guardare diventa una frontiera che ci isola in un mondo che abbiamo a portata di mano. Quanto è bello, ha detto, guardare invece negli occhi le persone, ascoltarne la storia e accoglierne l'identità. Generare attraverso l'amicizia ponti con fratelli e sorelle di tradizione, etnie e religioni diverse. Solo così eh, costruiremo, con l'aiuto di Dio, un futuro di pace e di speranze. A proposito di pace, come avete potuto sentire. E il Papa ci ha invitato a pregare proprio al termine di questa prima parte dell'Udienza Generale, ci ha eh, invitato a pregare, dicevo, per i bambini, i ragazzi che sono in guerra in Ucraina, eh, che stanno soffrendo, vittime della superbia di noi adulti. E il pensiero quindi è andato a questi ragazzi con eh, la recita dell'Ave Maria. E il Papa oh, sta lasciando la basilica, sta raggiungendo l'aula Paolo VI dove tra poco eh, incontrerà il resto dei pellegrini convenuti a Roma per l'udienza eh, generale. E, mh, la catechesi odierna è ancora una volta dedicata alla vecchiaia, l'anzianità come risorsa per la giovinezza spensierata. Mercoledì scorso non c'è stata udienza perché Papa Francesco si è ritirato in preghiera per gli esercizi spirituali proprio in questo tempo di Quaresima. Per il secondo anno consecutivo, a causa dell'emergenza Covid, l'appuntamento... Dunque non si è tenuto presso la casa del Divin Maestro Adariccio, proprio vicino alle porte di Roma. La pandemia ha condizionato il tradizionale ritiro del pontefice con la curia romana. A causa dell'emergenza sanitaria non è stato possibile vivere comunitariamente gli esercizi spirituali con la curia romana e il Papa ha invitato i cardinali residenti a Roma. Non soltanto loro, i capi di Castero e superiori della Curia romana a fargli questi esercizi in modo personale, ritirandosi in preghiera, e tutto ciò è avvenuto dal pomeriggio di domenica 6 marzo a venerdì scorso 11 marzo. Il Papa, continuando il nuovo ciclo di catechesi sulla vecchiaia, due mercoledì fa, ha incentrato la sua. Uh, riflessione sul tema, la longevità, simbolo e opportunità. È importante sapere, ha detto, che perdere tempo con i bambini, con i vecchi, fortifica la famiglia umana. Per il pontefice è necessaria una vera e propria riforma nei nostri cuori, nella famiglia, nella società. La prepotenza del tempo dell'orologio deve essere addetto, deve essere convertita alla bellezza dei ritmi della vita. Ed è questa eh, la riforma, l'alleanza delle generazioni è indispensabile, è una società in cui i giovani non parlano con i vecchi, i vecchi non parlano con i giovani, gli adulti non parlano né con i giovani né con i vecchi, è una società sterile, senza futuro, ha sottolineato Papa Francesco. Al termine dell'incontro, stiamo parlando di due settimane fa, il Papa ha lanciato ancora una volta un nuovo appello per la pace in Ucraina. Nonostante, nonostante sforzi diplomatici delle ultime settimane, ha denunciato Papa Francesco, si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Ancora una volta la pace di tutti è minacciata da interessi di parte. Vorrei appellarmi, ha proseguito il pontefice, a quanti hanno responsabilità politica perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio che è il Dio della pace e non della guerra, è il padre di tutti, non solo di qualcuno che ci vuole fratelli e non nemici, quindi la pace al centro del pensieri di Papa Francesco. La pace, diceva Giovanni Paolo II nel messaggio per la giornata mondiale della pace, proprio il suo primo messaggio per la giornata mondiale della pace del 78. Ecco, Papa Boitigua diceva, la pace è opera nostra, essa esige da parte nostra un'azione coraggiosa, ma la pace è insieme prima di tutto. Un dono di Dio. Essa esige la nostra preghiera. E i cristiani devono essere in prima linea tra coloro che pregano ogni giorno per la pace e devono anche educare a pregare per la pace. Essi ameranno pregare con Maria, regina della pace, proprio come, ha fatto, come ci ha fatto fare questa mattina nella prima parte dell'udienza Papa Francesco. E la pace è indispensabile affinché gli uomini e i popoli vivano nella libertà. La pace è in pari tempo condizionata, eh, come ci hanno insegnato eh, Papa Giovanni XXIII, Papa Paolo VI, Papa Benedetto, Papa Emerito, eh, ecco, eh, dalla garanzia che a tutti gli uomini e popoli sia assicurato il diritto alla libertà, il diritto alla verità, alla giustizia, all'amore. E deve essere fondata la pace sulla giustizia, sul senso dell'intangibile dignità umana, sul riconoscimento di una incancellabile e felice uguaglianza fra gli uomini, sul dogma basilare della fraternità umana. Quelli che sentite sono alcuni rappresentanti della segreteria di Stato e non solo, che stanno presentando nelle varie lingue i gruppi presenti qui in aula, Paolo VI, nella grande aula delle udienze in Vaticano dove siamo tutti in attesa di accogliere l'ingresso del pontefice che ha lasciato la basilica dopo aver incontrato, ripeto, gli studenti, il personale dell'Istituto Zolla di Milano, venuti, convenuti qui a Roma, qui in Vaticano, per festeggiare i loro 50 anni di vita. E come dicevo, il pontefice prosegue questo nuovo ciclo, iniziato da poche settimane, un nuovo ciclo dedicato alla vecchiaia. Il tema di oggi è l'anzianità come risorsa per la giovinezza spensierata. E come dico io spesso, dove non c'è amore, per i nostri anziani non c'è futuro per i giovani e la qualità di una società, la qualità di una civiltà si giudica anche da come gli anziani sono trattati e dal posto loro riservato nel vivere comune ed è proprio vero l'attenzione agli anziani fa la differenza di una civiltà. In Occidente gli studiosi presentano il secolo attuale come il secolo dell'invecchiamento, eh, i figli diminuiscono, eh, i vecchi aumentano e questo, questo sbilanciamento ci interpella, anzi, è una grande sfida per la società contemporanea. Eppure, una certa cultura del profitto insiste, come ha detto Papa Francesco nella sua prima catechesi, dedicata appunto alla vecchiaia, una certa cultura del profitto insiste nel fare apparire i vecchi come un peso, come una zavorra. Non solo non producono, ma sono un onere. Insomma, vanno scartati. E io ripeto: dove non c'è amore per gli anziani, non c'è futuro per i giovani. Prosegue, come sentite, la presentazione dei gruppi presenti qui in aula. Prima di. Iniziare questo nuovo ciclo di catechesi dedicati alla vecchiaia. Eh, il Papa ha parlato invece della bellissima figura di San Giuseppe. San Giuseppe è definito il maestro dell'essenziale, l'uomo della periferia prediletta da Dio. E la testimonianza dello sposo di Maria, ha affermato il Papa, può darci conforto in questo tempo in questo tempo così teso di crisi globale. E la Chiesa è stato il suo invito: riparte, eh, la Chiesa riparta da Betlemme e da Nazareth, recuperi lo sguardo su ciò che il mondo ignora volutamente, sulle periferie geografiche ed essenziali e la capacità di discernere e valutare eh, l'essenziale, imparando da San Giuseppe a dare importanza a ciò che gli altri, gli altri uomini scartano. Il Papa ha dedicato queste sue catechesi del mercoledì al padre putativo di Gesù e lo ha fatto proprio a 150 anni dalla sua proclamazione a patrono della, della Chiesa e dopo eh, la lettera apostolica Patris Corte. Quindi questo, prima di iniziare questo nuovo ciclo di catechesi dedicate alla, alla vecchiaia, agli anziani. E, mh, qui siamo tutti in attesa di accogliere il pontefice, davanti troviamo anche alcuni ammalati che avranno anche il piacere di salutare, ricevere la carezza di Papa Francesco, questo al termine della dell'udienza uh, generale. I malati, come dice proprio lo stesso pontefice, sono un dono, un dono per la Chiesa. E Gesù ci insegna a vivere il dolore mettendo l'amore di Dio e del prossimo, e questo anche nella sofferenza. E l'amore trasforma ogni cosa. I malati dunque sono... Sono un dono per la Chiesa. Le loro sofferenze come le piaghe di Gesù, da una parte, eh, eh, da una parte, sono scandalo per la fede, ma dall'altra, sono verifica della fede, segno che Dio, che Dio è amore, è fedele, è misericordioso e consolatore. Ecco, gli ammalati, possiamo dire, sono le membra. Preziose della Chiesa. Sono la carne di Cristo crocifisso che abbiamo l'onore di toccare, di servire e di farlo soprattutto con amore. Con la grazia di Gesù ecco, possono essere testimoni apostoli della divina misericordia che salva il mondo. Guardando, guardando a Cristo crocifisso pieno di amore per noi anche con l'aiuto di quanti, di quanti, e sono veramente tanti, i fratelli che si prendono cura di loro, ecco, trovano forza, trovano consolazione per portare ogni giorno la loro croce. Ecco, molte volte la malattia porta a riflettere sul mistero della vita. Mentre eh, ne sottolinea la precarietà, mette in evidenza i vincoli di vicendevole dipendenza che legano fra loro gli esseri umani. Ecco, la, la malattia coinvolge gli altri, specialmente le persone più care, facilita così una più profonda reciproca comprensione. Talora il dolore porta alla disperazione, più spesso, per grazia di Dio, apre. Alla solidarietà eh, rende possibili atti di vero e proprio eroismo. E nel cammino della vita di ciascuno di noi è un passaggio inevitabile, una fase difficile che tutti un giorno dobbiamo attraversare. E, e ci si spe spesso ci si domanda eh, da dove venga questa specie di nemico, eh, dargli anche un nome, è un aspetto del mistero del male che grava sull'intera umanità e che tocca ognuno di noi e lo fa in diversi modi, in tanti modi. Creati da di Dio per essere vivi e buoni, ci scopriamo, ci scopriamo peccatori, ci scopriamo fragili. E la malattia è una prova, vale a dire un momento difficile in cui il corpo è sminuito e in cui è difficile anche sperare. Ma prova significa anche che in questa crisi il vero essere si rivela come l'oro nel crogiolo e che questo periodo in cui tutto sembra vacillare finirà. E di malattia è... Eh, parleremo e non solo, parleremo anche di Quaresima eh, nella seconda parte della nostra trasmissione, incontrando anche se solo telefonicamente il mh, responsabile della pastorale, l'assistente pastorale del personale del Policlinico Gemelli, il nostro grande amico Don Nunzio Currao. E poi vi anticipo anche che in, insieme al professor Andrea Cusumano, eh, chirurgo oculista, invece parleremo eh, nella seconda parte parleremo, eh, della, eh, di glaucoma. Eh, lo faremo eh, dopo aver vissuto la settimana mondiale del glaucoma eh, dal 7 al 13 marzo che ha rappresentato un momento fondamentale per ricordare a tutti che anche malattie capaci di togliere la vista e rendere ciechi possono essere contenute e curate grazie ad una diagnosi precoce. Quindi eh, due temi interessanti, ripeto, la prima, nella prima parte parleremo di Quaresima, questo eh, tempo in cui la Chiesa... Ci fa rivivere il mistero della morte, della risurrezione di Gesù e poi um, di glaucoma. Ci spiegherà anche cos'è esattamente questa malattia e come eh, si può uh, curare, prevenire. Ancora qualche istante e qui in aula è tutto pronto? L'aula Paolo VI in silenzio: i pellegrini che sono presenti in attesa che si apra quella porta eh, ed entri Papa Francesco per dare inizio a questa seconda parte dell'udienza generale, ripeto, oggi iniziata con l'incontro degli studenti e insegnanti dell'Istituto Zolla di Milano e poi qui in in aula, nella grande aula delle udienze in Vaticano, dove ad attendere Papa Francesco ci sono oltre 2.500 pellegrini eh, giunti, provenienti da diversi paesi del mondo, tanti come sempre, in maggioranza sono italiani, di diverse diocesi della nostra eh, penisola. I gruppi presenti sono stati già annunciati, li avete sentiti in sottofondo, mentre io parlavo, sono stati annunciati dai vari speaker della segreteria di Stato eh, nelle varie lingue, eh, ma per loro ci sarà anche poi il saluto di Papa Francesco e riassunto eh, della catechesi che il pontefice terrà questa eh, mattina, eh, anche quella odierna si preannuncia come una catechesi molto interessante al centro i nostri anziani la vecchiaia il eh, tema quello di oggi è eh, un tema specifico eh, l'anzianità come eh, risorsa per la giovinezza eh, spensierata e sentiremo cosa dirà tra poco il pontefice a riguardo Anziano, un tema molto, eh, molto delicato, anche molto interessante. Ecco, si pensi eh, all'enorme potenziale umano di saggezza, di esperienza che eh, rappresentano questi nostri eh, fratelli oggi, e lo ha detto anche Papa Francesco precedentemente nella sua prima catechesi dedicata a loro. Eh, oggi messi da parte eh, dalla legge della produttività. Eh, L'anziano deve costituire per gli adulti, e eh, non soltanto per gli adulti, ma anche per i giovani, un, un sicuro polo di orientamento in questi tempi di incertezza, eh, un incitamento a, a vivere i valori superiori dello spirito che non invecchiano mai è ancora un prezioso collegamento tra eh, le generazioni passate e le generazioni presenti. Però eh, tutto ciò eh, cari amici esige che egli sia considerato non solo eh, per quello che ora dà, ma anche per quello che è. occorre in una parola che gli sia riconosciuto e apprezzato eh, quel ricco tesoro di esperienza e di saggezza eh, di cui proprio l'anziano e ricco è portatore. Non deve sfuggire quanto egli sia utile alla famiglia, sia utile alla società, eh, con il suo consiglio equilibrato e con la sua sapiente testimonianza davanti a questa società che margina senza pietà i suoi figli già consumati dal lavoro la Chiesa, ecco, la Chiesa non può non ribadire il valore assoluto della persona umana in qualunque fase essa si trova la Chiesa eh, sull'esempio di Gesù Cristo, Gesù Cristo che tanto si prodigò per i deboli, per i sofferenti, non cessa di proclamare la dignità degli anziani e soprattutto l'onore che è loro dovuto. La Sacra Scrittura esige nei loro confronti un massimo rispetto e soprattutto una doverosa considerazione il problema degli anziani diceva Giovanni Paolo II se non vado errato incontrando un gruppo di anziani eh, nei primissimi anni del suo pontificato ecco, il problema degli anziani diceva è uno dei grandi problemi della società in quanto tale non, non è solo una questione di assistenza, una questione di beneficenza e di servizio. Occorre favorire l'attuazione di un invecchiamento attivo. Il problema primario è la valorizzazione delle persone e bisogna far sì che la ricchezza umana e spirituale, le riserve di esperienza e di consiglio accumulate nel corso, nel corso di una vita intera, non vadano disperse, ma siano incanalate a beneficio delle generazioni più giovani. Per raggiungere lo scopo è necessario anzitutto che l'anziano stesso prenda coscienza delle possibilità che ha, eh, che ha a sua disposizione, perché anche nell'età più avanzata il suo animo continui ad affinarsi. Questo è quanto diceva. Eh, Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, eh, primissimi anni del suo pontificato incontrando eh, gruppi della terza età di alcune diocesi italiane. Ancora siamo in attesa di accogliere Papa Francesco qui in Aula Paolo VI, che ormai da tempo ha lasciato la Basilica Vaticana. dovrebbe fare il suo ingresso a momenti qui nell'aula nell Paolo VI. In silenzio attendono i pellegrini presenti, attendono l'ingresso di Papa Francesco. E come dicevo poco fa, mercoledì scorso, non c'è stata udienza perché il Papa si è ritirato in preghiera per gli esercizi spirituali in questo tempo così forte della liturgia tempo di quaresima e, mh, lo ha fatto qui in, restando in Vaticano eh, gli, anni, gli anni precedenti c'è stato eh, il, il ritiro spirituale erano gli esercizi spirituali erano si sono tenuti nella casa del Divin Maestro Adariccia alle porte di Roma e questo ormai da due anni non è stato possibile a causa della pandemia, dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid, non è stato possibile vivere comunitariamente questi esercizi spirituali con la curia romana, i cardinali, i capi di Castero. I superiori della curia romana sono stati invitati dalla pontefice a farlo eh, in modo personale, ritirandosi in preghiera eh, da soli. E tutto ciò è avvenuto da domenica eh, 6 marzo a venerdì 11 marzo, quindi la scorsa settimana non c'è stata udienza eh, generale. Questa odierna è la eh, seconda udienza generale per questo mese di marzo, oggi è mercoledì mercoledì 15 marzo, siamo in pieno tempo di quaresima. Papa sicuramente farà accenno anche alla Quaresima, e tempo dedicata alla preghiera, all'elemosina e al digiuno. Preghiera rivolta soprattutto ai nostri fratelli che stanno soffrendo in Ucraina. Il Papa lo avete sentito anche che al termine del dell'incontro con gli studenti dell'Istituto Zolla, ci ha invitato, perché non ha invitato solo uh, gli studenti presenti in Basilica, ma anche tutti noi che lo seguivamo, anche se solo attraverso la radio, ci ha invitato tutti a pregare per la pace in questa terra così martoriata. Il pensiero è andato in particolare ai tanti bambini, ai tanti ragazzi, ai tanti giovani, io aggiungerei anche ai tanti anziani che stanno vivendo questa terribile guerra eh, in Ucraina. E stanno soffrendo, ha detto Papa Francesco, eh, vittime della superbia degli adulti. Quindi... Preghiamo, preghiamo perché veramente si ponga fine a questa terribile guerra che non coinvolge solo i fratelli in Ucraina ma coinvolge tutti. Siamo tutti chiamati e tutti coinvolti, quindi preghiamo per loro e questo è un periodo così importante liturgicamente, il periodo di Quaresima, e offriamo anche digiuni. Che il nostro silenzio molte volte così prezioso offriamolo e preghiamo. Alziamo gli occhi al cielo e preghiamo la Vergine Maria perché veramente aiuti, ci aiuti tutti, aiuti in modo particolare i fratelli e le sorelle ucraine. E poi eh, bellissime anche le due parole che il pontefice ha lasciato in consegna ai giovani che lo hanno salutato nella Basilica Vaticana. Le due parole sono state condivisione e accoglienza. Il pontefice lo ha fatto ripetere anche diverse volte, li ha coinvolti ripetendo, forse per paura che lo dimenticassero, condivisione e accoglienza. Condivisione, non stancarsi mai di maturare insieme alle persone che ci stanno accanto. Eh, C'è bisogno, ha detto, di fare squadra, eh, di crescere non solo nelle conoscenze, ma anche nel creare nuovi legami, eh, tessere legami per costruire una società eh, fraterna, una società solidale, perché la pace eh, di cui Abbiamo tanto bisogno, si costruisce attraverso la condivisione. E poi la seconda parola, accoglienza. Il mondo d'oggi mette tante barriere tra le persone e il risultato delle barriere sono le esclusioni, lo scarto. Bene, io mi fermo qui perché avrete senz'altro capito da questo applauso che ha fatto il suo ingresso qui in aula Papa Francesco, sta raggiungendo la sede dove tra poco anche qui con il segno della croce darà inizio a questa seconda parte dell'udienza generale. Io cari amici mi fermo qui, non mi resta che augurarvi un buon ascolto, ci risentiremo al termine di questo consueto incontro del mercoledì. A tra poco. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal libro della Genesi Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male sempre e il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo Il Signore disse Cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, e con l'uomo anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore, parola di Dio. Del Libro della Genèse. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme. Il s'irrita en son cœur et il dit, Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les reptiles et les oiseaux du ciel. Car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Parole du Seigneur. A Reading from the Book of Genesis. The Lord saw that the wickedness of humankind was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of their hearts was only evil continually. And the Lord was sorry that he had made humankind on the earth, and it grieved him to his heart. So the Lord said, I will blot out the human beings I have created from the face of the ground, people and beasts and creeping things and birds of the air, for I am sorry that I have made them. But Noah found favor in the sight of the Lord. The word of the Lord Lesung aus dem Buch Genesis. Der Herr sah, dass auf der Erde die Bosheit des Menschen zunahm. und dass alles Sinnen und Trachten seines Herzens immer nur böse war. Da reute es den Herrn, auf der Erde den Menschen gemacht zu haben, und es tat seinem Herzen weh. Der Herr sagte, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, mit ihm auch das Vieh, die Kriechtiere und die Vögel des Himmels, denn es reut mich, sie gemacht zu haben. Nur Noach fand Gnade in den Augen des Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lectura del Libro del Genesis Al ver el Señor que la maldad del hombre era muy grande sobre la tierra y que las intenciones de su corazón eran siempre malas, se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra y se entristeció su corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra, desde el hombre hasta los animales, los reptiles y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Sin embargo, el Señor miró a Noé con benevolencia. Palabra de Dios. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor reconheceu que a maldade dos homens era grande na terra, que todos os seus pensamentos e desejos tendiam sempre e unicamente para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem sobre a terra, e o seu coração sofreu amargamente. E o Senhor disse: "Eliminarei da face da terra o homem que eu criei, e juntamente com o homem, os animais domésticos, os répteis e as aves dos céus, pois estou arrependido de os ter feito. Noé, porém, era agradável aos olhos do Senhor. Palavra do Senhor. قراءه من سفر التكوين وراى الرب ان شر الانسان قد كثر على الارض وان كل ما يتصوره قلبه من افكار انما هو شر طوال يومه فندم الرب على انه صنع الانسان على الارض وتاسف في قلبه فقال الرب امحو عن وجه الارض الانسان الذي خلقت الانسان مع البهائم والزحافات وطيور السماء لاني ندمت على اني صنعتهم اما نوح فنال حظوه في عيني الرب كلام الرب <lies around> <livre> że wielka jest niegodziwość ludzi na Ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na Ziemi i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł, zgładzę ludzi, których stworzyłem z powierzchni Ziemi. Ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem. Tylko nowego pan darzył życzliwością. Oto słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il racconto biblico con il linguaggio, con il linguaggio simbolico dell'epoca in cui fu scritto ci dice una cosa impressionante. Dio fu a tal punto amareggiato per la diffusa malvagità degli uomini, divenuta uno stile normale di vita che pensò di aver sbagliato a crearli e decise di eliminarli. Una soluzione radicale. Potrebbe persino avere un paradossale risvolto di misericordia. Niente più umani, niente più storia, niente più giudizio, niente più condanna. E molte vittime predestinate alla corruzione, della violenza, dell'ingiustizia sarebbero risparmiate per sempre. Non accade a volte anche a noi, sopraffatti dal senso di impotenza contro il male o demoralizzati dai profeti di sventura, di pensare che era meglio non essere nati? Dobbiamo dare credito a certe teorie recenti che denunciano la specie umana come un danno evolutivo per la vita sul nostro pianeta? tutto negativo, no? Di fatto siamo sotto pressione, esposti a sollecitazioni opposte che ci rendono confusi. Da un lato abbiamo l'ottimismo di una giovinezza eterna, accesso dai progressi straordinari della tecnica che dipinge un futuro pieno di macchine più efficienti e più intelligenti di noi, che cureranno i nostri mali e penseranno per noi le soluzioni migliori e non morire il mondo del robot, no? Dall'altra parte, la nostra fantasia appare sempre più concentrata sulla rappresentazione di una catastrofe finale che ci estinguerà. Quello che succede con un'eventuale guerra atomica, no? Il giorno dopo, di questo, se ci saremo ancora i giorni di esseri umani, si dovrà rincominciare da zero, distruggere tutto per rincominciare da zero. Non voglio rendere banale il tema del progresso, naturalmente, ma sembra che il simbolo del diluvio stia guadagnando terreno nel nostro inconscio. La pandemia attuale del resto mette un'ipoteca non lieve sulla nostra spensierata rappresentazione delle cose che contano per la vita e per il suo destino. Nel racconto biblico, quando si tratta di mettere in salvo dalla corruzione e dal diluvio la vita della terra, Dio affida l'impresa alla fedeltà del più vecchio di tutti. Il giusto Noè, la vecchiaia salverà il mondo, mi domando? In che senso? E come salverà il mondo la vecchiaia? E qual è l'orizzonte? La vita oltre la morte o soltanto la sopravvivenza fino al diluvio? Una parola di Gesù che evoca i giorni di Noè ci aiuta a approfondire il senso della pagina biblica che abbiamo ascoltato. Gesù parlando degli ultimi tempi dice come avvenne nei giorni di Noè così sarà nei giorni del figlio dell'uomo di lui. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece morire tutti. In effetti mangiare, bere, prendere moglie e marito sono cose molto normali e non sembrano esempi di corruzione. Dove sta la corruzione? Dove c'era la corruzione lì? In realtà Gesù mette l'accento sul fatto che gli esseri umani quando si limitano a godere della vita smarriscono perfino la percezione della corruzione che ne mortifica la dignità e ne avvelena il senso. Quando smarrisce la percezione della corruzione e la corruzione divenne una cosa normale. Tutto ha il suo prezzo, tutto si compra, si vende, opinioni, atti di giustizia, questo nel mondo degli affari, nel mondo dei, dei, dei tanti mestieri è comune e si vive spensieratamente anche la corruzione, come se fosse parte della normalità del benessere umano. Quando tu vai a fare qualcosa eh, e la cosa è lenta, quel processo di fare è un po' lento, eh, quante volte si sente dire, ma se mi dai una mangia io accelero questo? Tante volte, eh, dammi qualcosa e io vado più avanti. Lo sappiamo bene tutti noi. Il mondo della corruzione... Sembra parte della normalità dell'essere umano. E questo è brutto. Eh? Stamattina ho parlato con un signore che me ne parlava di questo problema nella sua terra. I beni della vita sono consumati e goduti senza preoccupazione per la qualità spirituale della vita, senza cura per l'abito della casa comune. Tutto si sfrutta senza preoccuparsi della mortificazione dell'avvenimento di cui molti soffrono e neppure del male che avvelena la comunità. Finché la vita normale può essere riempita di benessere, non vogliamo pensare a ciò che la rende vuota di giustizia e di amore. Ma io sto bene. Devo pensare ai problemi, alle guerre, alla miseria umana, a quanta povertà, a quanta malvagità. No, io sto bene. Non mi importa gli altri. Questo è il pensiero inconscio che ci porta avanti a vivere uno stato di corruzione. La corruzione può diventare normalità, mi domando io. Fratelli e sorelle, purtroppo sì. Si può respirare l'aria della corruzione come si respira l'ossigeno. Ma è normale. E se lei vuole che io faccia questo di fretta, quanto mi dia? È normale. È normale, ma è una cosa brutta, eh? non è buona. Che cosa le apre la strada alla corruzione? Una cosa, la spensieratezza che si rivolge solo alla cura di se stessi. Ecco il varco che apre la porta alla corruzione che affonda la vita di tutti. La corruzione trae grande vantaggio da questa spensieratezza non buona. E quando Tutto va bene, non mi importa gli altri. Questa spensieratezza ammorbidisce le nostre difese, offusca la coscienza e ci rende anche involontariamente dei complici. Perché sempre la corruzione non va da sola, è una persona, sempre ha dei complici e sempre si allarga, si allarga. La vecchiaia è nella posizione adatta per cogliere l'inganno di questa con normalizzazione di una vita ossessionata dal godimento e vuota di interiorità. Vita senza pensiero, senza sacrificio, senza interiorità, senza bellezza, senza verità, senza giustizia, senza amore. Questo è corruzione tutto. La speciale sensibilità di noi vecchi dell'età anziana per le attenzioni, i pensieri e gli affetti che ci rendono umani dovrebbe rividentare una vocazione di tanti e sarà una scelta di amore degli anziani verso le nuove generazioni. Saremo noi a. Dare l'allarme, l'allerta. State attenti che questa è la corruzione, non ti porta a niente. La saggezza dei vecchi ci vuole tanto oggi per andare contro la corruzione. Le nuove generazioni aspettano di noi vecchi, di noi anziani, una parola che sia profezia, che apra delle porte a nuove prospettive. Fuori da questo mondo spensierato della corruzione, dell'abitudine, alle cose corrotte. La benedizione di Dio sceglie la vecchiaia, per questo carisma così umano e benedizzante. Qual senso ha la mia vecchiaia? Ognuno di noi, vecchi, possiamo domandarci. È questo di essere profetta della corruzione e dire agli altri, fermatevi, io ho fatto quella strada e non ti porta a niente. Adesso io ti dico la mia esperienza. Noi anziani dobbiamo essere dei profetti contro la corruzione, come Noè è stato il profetta contro la corruzione del suo tempo, perché era l'unico che Dio si è fidato. Io domando a tutti voi, anche domando a me, il mio cuore è aperto a essere profetta contro la corruzione di oggi? C'è un, una cosa brutta quando gli anziani non hanno maturato e si diventa vecchi con le stesse abitudini corrotte. Da giovani, no? Pensiamo ai giudici di, di Susanna, per esempio, no? Una vecchiaia corrotta, e noi con quella vecchiaia no, non saremo capaci di essere profetti per le nuova generazioni. E Noè è l'esempio di questa vecchiaia generativa, che non è corrotta, è generativa. Noè non fa prediche, Noè non si lamenta, non recrimina, ma si prende cura del futuro della generazione che è in pericolo. Noi anziani dobbiamo, dobbiamo prenderci cura di questa, dei giovani, dei bambini che è in pericolo. Costruisce l'arca dell'accoglienza e vi fa entrare uomini e animali. Nella cura per la vita in tutte le sue forme, Noè adempie il comando di Dio ripetendo il gesto tenero e generoso della creazione, che in realtà è il pensiero stesso che ispira il comando di Dio, una nuova benedizione, una nuova generazione. La vocazione di Noè rimane sempre attuale. Il Santo Patriarca deve ancora intercedere per noi e noi donne e uomini di certa età, per non dire vecchi perché alcuni si offendono. No? Di certa età eh, non dimentichiamo che noi abbiamo la possibilità della saggezza di dire agli altri guarda questa strada di corruzione non porta a nulla, noi dobbiamo essere come il buon vino, il buon vino che alla fine di vecchio può dare un messaggio buono e non cattivo. Io faccio un appello oggi a tutte le persone che hanno certa età, per non dire vecchi. Stiate attenti, voi avete la responsabilità di denunciare la corruzione umana nella quale si vive e nella quale va avanti questo modo di vivere del relativismo totalmente relativo, come se tutto fosse lecito. Andiamo avanti. Il mondo ha bisogno, ha necessità dei giovani forti che vanno avanti e dei vecchi saggi. Chiediamo al Signore la grazia della saggezza. Grazie. Très Saint -Père. Les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis, le Saint-Père impartira la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer sa sainteté le pape François. Le récit biblique nous rapporte l'amertume du Seigneur devant la méchanceté de l'homme et la solution radicale qu'il avait choisie. Mais pour sauver la vie de la terre de la corruption et du déluge, Dieu confie la tâche au plus ancien de tous, le fidèle et juste Noé. Jésus, lorsqu'il parle des jours de Noé, souligne l'insouciance de l'être humain qui se limite à jouir de la vie en en perdant le sens et la dignité, en vivant même dans la corruption, comme si cela faisait partie de la normalité. Les biens du monde sont consommés sans se soucier ni de la qualité spirituelle de la vie, de la mortification ou du découragement dont beaucoup souffrent, ni du mal qui empoisonne la communauté. C'est donc l'insouciance qui ouvre la porte à la corruption en amollissant nos défenses, en émoussant notre conscience et en nous rendant, même involontairement, complices. Les personnes âgées, par leur particulière sensibilité aux attentions, aux pensées et aux marques d'affection, peuvent témoigner aux jeunes générations de ce qui rend vraiment humain. Et Noé est l'exemple de cette vieillesse régénérative. Il ne se plaint pas, il ne récrimine pas, mais il prend soin de l'avenir de la génération qui est en danger. En prenant soin de la vie sous toutes ses formes, Noé accomplit le commandement de Dieu et répète le geste tendre et généreux de la création. À présent, Sa Sant'Ete va a salutare in italiano le francofone. Saluto cordialmente i pellegrini francofoni presenti a questa udienza, in particolare gli studenti di belle arti di Parigi. Questa settimana celebreremo San Giuseppe, patrono della Chiesa universale. Possa lui, durante questo mese di marzo che gli è dedicato, essere un intercessore per la pace di cui il mondo ha tanto bisogno. en s'adressant aux francophones le saint- père vient de dire je salue cordialement les pèlerins de langue française présents à cette audience en particulier les étudiants des beaux-arts de paris cette semaine nous fêterons saint joseph patron de l'église universelle puisse-t-il durant ce mois de mars qui lui est dédié être un intercesseur de choix pour la paix dont le monde a tant besoin. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem. And to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the meaning and value of old age, viewed in the light of God's Word, we now consider the vital role of the elderly in handing on to new generations life's true and sustaining values. In the very first pages of the Bible, God entrusts to the elderly Noah, the task of restoring the goodness of his creation, which had become corrupted by the spread of violence and wickedness. Jesus himself speaks of the days of Noah in warning us of the need for conversion in view of the imminent coming of God's kingdom, which brings mankind definitive salvation and spiritual renewal. In every age, as in the days of Noah, we can be tempted to accept sin and corruption as normal, to avert our eyes from the unjust suffering of the poor and the destruction of our natural environment. In our own days, these are the fruits of a materialistic, self centered, and spiritually empty culture of waste. The elderly, like Noah, can warn us of this danger and remind us of our God given call to be guardians and stewards of his creation. May Noah's example and prayers inspire our elderly to appreciate this their special charism and help to build a new ark of welcome, care and hope for the future of our world and the dawn of the new creation. The Holy Father will now greet the English speaking faithful in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, in particolare quelli provenienti da Dinamarca, Gerusalemme, Norvegia e Stati Uniti. A tutti auguro che il cammino quaresimale ci porti alla celebrazione della Pasqua con il cuore pacificato e rinnovato dalla grazia dello Spirito Santo. Su ciascuno di voi e sulle vostre famiglie. I greet the English speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from Denmark, Jerusalem, Norway, and the United States of America. May our Lenten journey bring us to celebrate Easter with hearts purified and renewed by the grace of the Holy Spirit. Upon each of you and your families, I invoke The Joy and Peace of Christ our Redeemer. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosengrenze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die eben gehörte Lesung sprach von Gottes großer Betrübnis, angesichts der Bosheit in der Welt, davon, dass er bereute, den Menschen erschaffen zu haben und dass er beschloss, ihn vom Erdboden zu vertilgen, ihm schließlich dann aber doch einen neuen Anfang ermöglichte. Zur Mitwirkung an diesem Werk der Neuschöpfung beruft Gott Noach, einen gerechten alten Menschen. Darauf nimmt Jesus Bezug, als er im Blick auf die Endzeit sagt, die Menschen aßen und tranken und heirateten, bis die Flut kam und alle vernichtete. Die Dinge, die Jesus hier aufzählt, essen, trinken, heiraten, sind beileibe nichts Schlechtes. Das Problem ist nur, dass die Menschen sich damit zufrieden geben. Sie greisen oberflächlich um ihr persönliches Wohlergehen und vergessen darüber Gott und den Nächsten. Ältere Menschen durchschauen den Lug und Trug eines Lebens ohne Tiefgang, ohne Opfer, ohne Wahrheit, ohne Gerechtigkeit, ohne Liebe. Sie haben ein gutes Gespür für menschliche Qualitäten wie Achtsamkeit und Zuneigung. Und so können sie uns helfen, diese Werte neu zu entdecken. Mit Fürsorge bereitet Noach jener vom Untergang bedrohten Generation eine Zukunft. In seiner Arche erfährt das Leben in all seinen Formen Annahme und Aufnahme und Gott schenkt seiner Schöpfung durch das Wirken dieses alten Menschen einen segensreichen Neuanfang. Cari peregrini di lingua tedesca, Dio stabilì la Sua alleanza con Noè e fece dell'arcobaleno un segno visibile della Sua vicinanza e protezione. Ora in Quaresima vogliamo rinnovare il nostro legame con Dio, perché dall'unità con Lui proviene la pace nei nostri cuori e la pace tra gli uomini. La pace del Signore sia con tutti voi. Liebe deutschsprachige pilger, Gott schloss seinen Bund mit Noach und machte den Regenbogen zum sichtbaren Zeichen seiner Nähe und seines Schutzes. Jetzt in der Fastenzeit wollen wir unsere Verbundenheit mit Gott erneuern. Denn aus der Einheit mit Gott kommt der Frieden im eigenen Herzen und der Frieden zwischen den Menschen. Sein Friede sei mit euch allen. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro, se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, continuamos reflexionando sobre el sentido y el valor de la vejez o de la ancianidad. En la lectura del libro del Génesis escuchamos que Dios, para salvar al hombre de la corrupción y del diluvio, eligió a Noé, que era el más anciano de todos los hombres. Podríamos preguntarnos, ¿en qué sentido la vejez puede salvar al mundo? En un tiempo en que vivimos bajo presión, tantas veces confundidos entre imagen de juventud eterna y la representación catastrófica del fin del mundo, ¿qué pueden aportar los ancianos? La vejez ayuda a desenmascarar el engaño de una vida que solo busca el placer o que está vacía de interioridad y que abre la puerta a la corrupción y al desprecio de los demás. Noé es el ejemplo de la vejez que genera vida que no se queja ni recrimina, sino que mira al futuro con confianza, respeta la creación y cuida de la vida de todos. Dios lo bendice con un don especial de humanidad, sensibilidad y cercanía. Por eso la vocación de Noé también es una llamada para cada uno de nosotros. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay mexicanos por ahí. Pidamos al Señor que como Noé sepamos acoger, valorar y proteger el don de la vida en todas sus manifestaciones. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre. Os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência e quantos nos acompanham através dos meios de comunicação social, testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção religiosos que os peregrinos presentes tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. O texto bíblico inicial, alusivo aos dias de Noé, fez-nos ver como cresceram o mal nos seres humanos, corrompendo-lhes o coração, a ponto de sentir a perversidade como um estilo normal da vida, tornar-se uma corrupção generalizada. Deus arrependeu-se da obra que criou. E para pôr a salvo desta corrupção a vida na Terra confio o empreendimento à fidelidade do mais idoso de todos, o justo Noé. Poderá a velhice salvar o mundo? De que modo? Vemos que a pessoa humana, quando se limita a gozar a vida, nem se dá conta da corrupção que está a envenenar os seus dias, despreocupada. E leviana, goza os bens da terra sem se preocupar com a qualidade espiritual da vida, sem atender à miséria e degradação que muitos sofrem. Contanto que a vida normal lhes proporcione um bem-estar, o homem não quer saber daquilo que a torna vazia de justiça e de amor. É como se a corrupção fizesse parte. Da normalidade do bem-estar humano. Poderá a corrupção tornar-se normalidade? Infelizmente, sim. E aquilo que lhe abre o caminho é esta despreocupação leviana em que se vive, pensando cada qual só no cuidado de si mesmo. Isso amolece as nossas defesas, ofusca a consciência. E torna-nos cúmplices, mesmo involuntariamente, do mal que envenena a comunidade. Poderá a velhice salvar o mundo? De que modo? A velhice está na posição melhor para captar o engano de uma vida vendida ao prazer e vazia de interioridade. Vida sem preocupações, sem interioridade, sem justiça nem amor. A especial sensibilidade que vemos na terceira idade para com as atenções, lembranças e carinhos que nos tornam humanos, deveria voltar a ser a sensibilidade de todos. Acordar esta sensibilidade será uma opção de amor dos idosos pelas novas gerações. A bênção de Deus escolhe a velhice para este carisma tão humano e humanizador. Agora. O Santo Padre saluta in italiano i peregrinos e ouvintes della lingua portoghese. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese, invitando tutti a rimanere fedeli a Cristo Gesù. Egli ci sfida a uscire dal nostro mondo piccolo e ristretto per cercare insieme il bene comune. Lo Spirito Santo vi illumina affinché possiate portare la benedizione di Dio a tutti gli uomini. La Vergine Madre, veja sul seu caminho e vi proteja. Grazie. Eis a tradução das suas palavras. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa, convidando todos a permanecerem fiéis a Cristo Jesus. Ele desafia-nos a sair do nosso mundo limitado e estreito. Para buscarmos juntos o bem comum. O Espírito Santo nos ilumine, para podermos levar a bênção de Deus a todos os homens. A Virgem Mãe vele sobre o vosso caminho e vos proteja. Obrigado. ايها الاب الاقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغه العربيه الحاضرين هنا ان يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمه الى الله من اجل قداستكم وخدمتكم كخليفه القديس بطرس في نهايه هذه المقابله سنرتل معا صلاه الابان باللغه اللاتينيه ثم سيمنح الاب الاقدس جميع الحاضرين البركه الرسوليه ويشمل بها جميع احبائكم وخاصه الاطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتالمين بالام شديده وسيبارك كذلك المسابح والاشياء التقويه التي يحملها معه كل واحد منكم. اليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسه البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على الشيخوخة، وأنه يمكن أن تكون دليلاً وهادياً لشباب لا مبالٍ. ثم ذكر قصة نوح في الكتاب المقدس، قال: إن الله اغتم بسبب شر البشر الذي انتشر، وأصبح حياة طبيعية حتى اعتقد أنه أخطأ في خلقهم وقرر أن يبيدهم. واختار شيخاً هو نوح لخلاص البشرية. ثم قال قداسته وقد يحدث لنا ايضا احيانا ان نعتقد ان كل شيء في الحياه سيء حتى نياس ونقول كان من الافضل الا نولد في الواقع نحن مرتبكون من ناحيه لدينا تفاؤل الشباب الابدي المتقد بسبب التقدم الاستثنائي للتقنيات الذي يرسم مستقبلا مليئا بالات تملك كفاءه وذكاء اكثر منا التي ستعالج امراضنا وستفكر من اجلنا في افضل الحلول حتى لا نموت. ومن ناحيه اخرى فان خيالنا ما زال يركز على تصور كارثه نهائيه ستقضي علينا. ذكر يسوع في الانجيل ايام نوح وقال ما معناه ان البشر عندما يقتصرون على طلب الاستمتاع بالحياه يفقدون حتى المقدره على الاحساس بالفساد. الذي يمتهن كرامه الانسان ويسمم الحياه ويصبح الفساد جزءا طبيعيا من الحياه وهذا بسبب اللامبالاه ومعها تصير الحياه من دون تضحيه ومن دون روح ومن دون جمال ومن دون حقيقه ومن دون عداله ومن دون محبه الشيخوخه بما فيها من احساس وتنبه للحياه يمكن ان تساعد الشباب والجيل الصاعد ليتحول عن اللامبالاة وعن الفساد إلى حياة صالحة ونوح هو مثال هذه الشيخوخة المولدة لحياة جديدة والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية Saluto i fedeli di lingua araba. La stagione della vecchiaia consiste di avere una speciale sensibilità Di avvertire l'inganno della normalizzazione di una vita ossessionata di godimento e vuota di interiorità. Per questo carisma così umano e umanizzante, la vecchiaia costituisce un faro per le nuove giovani generazioni. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Grazie. Oh, تتيح لنا فتره الشيخوخه ان يكون لدينا حساسيه مميزه تنبهنا من خداع التطبيع لحياه مهووسه بالتمتع وفارغه من الداخل وبسبب هذه الموهبه التي هي موهبه انسانيه ومؤنسنه تشكل الشيخوخه مناره للاجيال الجديده بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر Ojcze Święty, Pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty. Udzieli apostolskiego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Oto istotne myśli z katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, w biblijnym opisie potopu jest mowa, że Bóg rozgoryczony powszechną niegodziwością ludzi i deprawacją ich życia uznał, iż popełnił błąd stwarzając ich i dlatego postanowił ich zgładzić. Może i nam, często bezsilnym wobec zła, zdarza się pomyśleć, że lepiej byłoby się nie narodzić. W obliczu destrukcji, okrucieństwa, wyobraźnia podsuwa nam obraz ostatecznej katastrofy, jakby współczesnego potopu, sugestię, że pewnego dnia wszyscy zginiemy. W czasach biblijnego potopu Bóg powierzył ocalenie życia na ziemi najstarszemu ze wszystkich, sprawiedliwemu Noe. Pan Jezus. Nawiązując do tamtego wydarzenia, powiedział, jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni syna człowieczego. Rodzi się pytanie, czy także dzisiaj starość może ocalić świat? W jaki sposób? Tak wiele słyszymy o tym, co w świecie złe: o niegodziwości, o życiu na luzie, o okrucieństwie zepsuciu moralnym deprawacji. Egoizm, tros, beztroska, chęć używania świata w połączeniu z dobrobytem prowadzi tak wielu do zguby. Otóż ułudem tych tendencji życia bezmyślnego, egoistycznego są w stanie ocenić tylko ludzie starsi z ich doświadczeniem i wrażliwością. Noe nie narzekał, nie przeklinał lecz troszczył się o przyszłe pokolenie, które było zagrożone. Pragnął jego dobra. Oto zadanie także dla współcześnie żyjących ludzi w podeszłym wieku to ich charyzmat. Powołanie Noego pozostaje dla nas zawsze aktualne. Prośmy świętego patriarchę, aby wstawiał się za nami. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków. Saluto cordialmente i polacchi qui presenti, in modo particolare i giovani che, nello spirito dell'iniziativa orante «Uno per tutti, tutti per uno», si ritroveranno a Jasna Gora e nelle loro parrocchie nei giorni di sabato e domenica prossimi per pregare secondo l'intenzione del mio Ministero. Grazie. Ringrazio per questo bel gesto. Per favore. Questa volta proklamiamo soprattutto per la pace in Ucraina. Vi benedico di cuore. Oto słowa oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie obecnych tu Polaków, a szczególnie młodych którzy w duchu modlitewnej inicjatywy, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, w najbliższą sobotę i w niedzielę zgromadzą się na jasnej górze i w swoich parafiach, by modlić się w intencjach mojej papieskiej posługi. Dziękuję. Dziękuję za ten Wasz piękny gest. Proszę, tym razem pomódlmy się przede wszystkim o pokój na Ukrainie. Serca Wam wszystkim błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Cari fratelli e sorelle, nel dolore di questa guerra facciamo una preghiera tutti insieme. chiedendo al Signore il perdono e chiedendo la pace. Pregheremo con una preghiera che scrisse un vescovo italiano. Perdonaci la guerra, Signore. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di noi peccatori. Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, abbi pietà di noi. Signore Gesù, morto in braccio alla mamma in un bunker di Kharkiv, abbi pietà di noi. Signore Gesù, mandato ventenne al fronte. Abbi pietà di noi, Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate all'ombra della Tua croce, abbi pietà di noi. Perdonaci, Signore, perdonaci, perdonaci se non contenti dei chiodi con i quali trafiggemmo la tua mano. Continuiamo a bravevarci al sangue dei morti dilaniati delle armi. Perdonaci se queste mani che avevi creato per custodire si sono trasformate in strumento di morte. Perdonaci, Signore, se continuiamo ad uccidere nostro fratello. Perdonaci se continuiamo, come Caino, a togliere le pietre dal nostro campo per uccidere Abelle. Perdonaci se continuiamo a giustificare con la nostra fatica la crueltà, se con il nostro dolore legittimiamo l'efferratezza dei nostri gesti. Perdonaci la guerra, Signore. Perdonaci la guerra, Signore. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, ti imploriamo. Ferma la mano di Caino. Illumina la nostra coscienza. Non sia fatta la nostra volontà. Non abbandonarci al nostro agire. Fermaci, Signore, fermaci. E quando avrai fermato la mano di Caino, abbi cura anche di lui, il nostro fratello. O oh Signore, poni un freno alla violenza. Fermaci, Signore. Amen. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i religiosi e le religiose dell'amore misericordioso, incoraggiando a servire il Signore e i fratelli con rinnovata gioia nel solco del carisma della fondatrice, la beata Madre Speranza. Saluto poi l'Istituto San Giorgio di Pavia e il Circolo Vivere Insieme di Catania, esortando a testimoniare con le parole e le azioni il messaggio liberatore di Cristo. Il mio pensiero va infine come di consueto agli anziani, agli ammalati, ai giovani e agli esposti novelli. In questo tempo di Quaresima, anche in questo tempo così doloroso della guerra, vi invito a guardare a Cristo e trarre forza da Lui per un fedele impegno di vita cristiana. A tutti la mia benedizione. Oh, In nomine Domini benedictum, aiuterium nostrum, in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotent Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Con la benedizione apostolica preceduta dal canto del Padre Nostro in latino si è conclusa l'udienza generale di oggi, mercoledì 16 marzo. Il Papa ha ancora una volta parlato della vecchiaia, tema di oggi, l'anzianità, risorsa per la giovinezza spensierata, ma ne parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione. Io restituisco subito la linea alla regia.